Ciao bellissimi, come state? Sono Grax, bentornati su Clash Royale. Eccoci qua, potentissimi, oggi no ladder. L'abbiamo fatta l'altra volta con la reaction. Quest'oggi sono pronto a mostrarvi la skill di Grax. Esco fuori dalla mia zona di comfort e vado nel logbait. Logbait senza log. Per quale motivo? Perché ovviamente siamo sui deck war, quindi si tratta di un deck riadattato che oggi andremo anche a potenziare. Però perché l'ho messo così? Perché nella war voglio come uniche due partite per il duello due deck che so utilizzare, ovvero il 2.6, così se perdo non c'ho rimorsi. Deck de ciccio con spiritello curatino, perché gli altri sono un po' sparsi ovunque. Tutti e quattro i deck c'hanno uno spiritello. Spiritello ghiaccio, curatino, zappino e cenerino. Ok, abbiamo coniato tutti e quattro gli spiritelli, quindi ciccio deck, seconda posizione. Terza posizione, logbait al posto del pekka, e sapete che ve dico, instant si va a fare un bel miglioramento di torre infernale, che se non erro mi sa che mi servono pure le carte rare, ma dovrei avere il libro pure. Fermi qua, sono maestrie, non c'entrano niente. I jolly li ho, potrebbe anche essermi comodo il libro delle carte rare, perché tanto non è che c'ho carte rare da potenziare da zero. Al momento andiamo coi jolly, perché tanto il secondo libro non ce l'ho, non lo devo sprecare, e allora mi posso anche accontentare di questo. Poi la faremo a livello 14 con calma. La queen non la potenzio finché non c'ho tutti quanti i jolly, aspettiamo. Vado a fare il mega razzo, let's go, 75.000, altro potenziamento. Poi se ne andiamo war e ci divertiamo. Però io vi chiedo solo, esclusivamente, in cambio un like. È totalmente gratis per altri video di Royale. E torneremo a giocare ladder col 2.6, perché adesso funziona forte, eh. C'è chi gioca il 2.5, visto che Yasuo ha fatto diversi video. Jack sta facendo video dei 30 minuti del 2.6. Magari faremo anche qualche reaction. Razzo livello 13. Ecco, magari posso utilizzare il libro qui. Ma c'è ancora jolly, quindi vai dei jolly. Potenziato. Andremo ad aprire pure parte del pass, quindi rimanete sintonizzati. Sono rimasto con 83.000, dove l'ho visto 85.000. Potrei anche fare una cosa un po' tattica, cioè andare a fare il curatino, perché mi puzza averlo a livello 12. C'ho congelino max, zappino 13, cenerino 14, manca solo lui. E allora, famo così. Se pigliamo l'oro, lo so che è un azzardo, so sordi buttati, sarebbe meglio fare una carta a livello 14, però avere la carta a livello 12 mi puzza veramente tanto. E considerate che al 13 comunque non arriva sotto torre. Però magari quel curatino livello 13 che ti va a curare leggermente di più i barbari scelti potrebbe fare la differenza. Non credo, mi sto autoconvincendo di un qualcosa che non esiste. Però io intanto continuo ad aprire. Seviamo il libro dei libri, che non lo utilizzo sulla Queen. Aspetto il momento giusto per utilizzarlo sugli eroi, perché devo fare ancora re scheletrone. Devo trovare anche il nuovo campione, che non si è palesato. Mi ha dato due re scheletroni. No, uno me sa è un biondone, mo non mi ricordo. Vabbè, comunque Erminatore colossale non esiste. Parte del pass aperto, poi andremo avanti. Ancora le skin non ce l'ho, ma le ho cambiate, giusto? Sì. Dovrei aver messo gli ovetti di drago, perché quelle lì di Sailor Moon non ci stanno questa stagione. Se parte, è quel momento, duello per noi, è il giorno di allenamento, quindi dobbiamo allenarci con i nuovi deck. E vi faccio vedere la incredibile skill di Grax con il logbait. Quanto me l'avete chiesto, Grax, gioca il logbait. Finalmente ve l'ho portato. È jumpato l'audio, ok, è tornato adesso, infatti non capivo che era successo. Like, iscrizione e campanella, è codice Grax. Se parte, che roba è? Ma non mi dimmi attivo torre, eh? Non dovrebbe essere il me attivo. Però ci sta Legolas che mi dà parecchi problemi. Io lo vado a congelare. Bono Legolas, mi ha tirato solo una frecciata. Di qua che gli dico a quello, mi tocca mettere il moschettiere. Se non drago me... Avevo fatto un bello switchino. Vabbè, l'ho difeso. Ci sta. L'inizio è buono. Dagli con l'ovetti gold de drago. Dobbiamo farci sentire domatore. Col moschettiere. È un botto di tempo che non vi porto un video. Vedete, barbari scelti, chiamati subito. Un video war. Oggi perso moschettiere, però Kiste non è un problema, perché quello se ne va. 3.495, sono in vantaggio. Potrei mettere degli scheletrini per ciclare, se non erro c'ho il domatore, infatti. Quindi golem del ghiaccio, musetto davanti. Ok, buona la firepalla. Lì riesco a colpire, lui è costretto a difendere. Potevo tirare pure il log. Forse ci aveva senso tirare il log. Probabilmente sì, ma dato che lui ha messo i maiali, posso difendere semplicemente con un cannone. Sto coperto, non ci dovrebbero essere bruttissime sorprese.
Prima partita bene come matchup, molto molto bene. Poi dopo se ne andiamo con Ciccio Deck, se la chiudiamo 2-0, archiviata la situazione, tutti contenti. Poi partite one shot con il deck, quello dei maiali che l'ho modificato leggermente, tre spell non c'avevano senso, ho messo qualcosa più forte di terra, magari contro Gran Cavaliere eccetera. E poi il famosissimo Logbade. Un attimo che loggo. Non è una bellissima situazione. Assolutamente no, aggiungerei. Mi sa che mi tocca annate moschettiere, sperando di togliere Legolas. Quindi vado di log, Legolas lo tolgo e provo a fare un pushettino. Non dovrebbe avere di nuovo i barbari scelti. La fireball me la tengo per i maiali, perfetto. Domatore che dovrebbe fare almeno una hit. Hit entrata. Congelino. Ice Golem. Partitaccia, sono counter, però capite bene che tutto può succedere. Fare palla lì per forza, se no mi lincia la torre, ok. E posso ripartire, attenzione luce maiali. Ma che roba è, ragazzi? Riesco a hittare non so come, attenzione, moschettiere, log, cannone, velocerrimo. Indebolisci tutto lui, una spella a questo punto. Ho capito che se tratta di deck war le carte non si possono ripetere, ma una spella ce la potevi mettere. Quindi lui ha un deck tutte spell. Vado, domatore, buona la difesa, fireball non troppo predict, però riesco forse a fare una hit. No, va bene, non urlare Grax, nessuno ti sta chiedendo di urlare. Loghettino, così l'ho costretto a difendere il moschettiere. Danni che ci stanno, moschettiere, ho fatto bene, questi li portiamo sulla destra, attenzione al draghetto. Devo tirare la fireball instant su il magarciere, se no mi lincia. Esatto, vai, buona quella firepal. Buoni danni, ho preso praticamente tutto. Questa cosa è meravigliosa. Domatore, log, metti quello che te pare, fratellina. Io te la faccio sicuro. L'ho fatta, bravo Grax. Vedete? Andare con i deck giusti fa la differenza. Bisogna sempre mettere i deck buoni, quelli che si sanno utilizzare, perché adesso parto col vantaggio di uno, ne posso perdere due. Se avessi messo un deccaccio come deck war, magari partivo già con una sconfitta e dovevo rifare tutto quanto. Buona la congelamento, non ho hittato però con l'astro Grax. Occhio, potrebbe mettere i maiali. E magari famo il devasto, l'ho diciamo etichettata come una vittoria. Immaginatevi magari con un deck un po' improvvisato, 2.6 con zap eccetera, l'avrei anche faticata una partita così. Bene, l'inizio è top. Se non ha carte mistiche, con il Ciccio Deck possiamo portarci instant sul 2-0. Sarebbe fantastico registrare. Ale, questo è partito. Diciamo che sta cosa non mi piace, potrebbe richiamare un bel bariletto. Però io vado subito sulla parte destra perché la rotazione ce l'ho positiva. Scheletrini a manetta mi fanno un danno incredibile. Mini pecca, andrei a dare la precedenza al draghetto Infernal, così riusciamo più o meno a pulire tutto quanto. Gran Cavaliero se lo zappiamo. Curatino dietro di livello 13 che va a curare il più possibile. Dai, Grax che se spinge, quello dovrebbe andare giù senza problemi. E quella è torre, belli miei. Quella è torre. Ma dovrebbe essere, anzi, tre corone senza problemi. Mi tira le frecce, la guaritrice c'è. Ciccio Deck, veramente sensazio. Era counter. Calmi, era counter. Non mi aspettavo mai nella vita il Rocket. Lui ha sprecato tantissimo. E allora adesso è il momento giusto di spaccare la torre di sinistra. Grax, fly down, con calma. Non so, tre corone. Dovrebbe avere il mini pecca di nuovo. Probabilmente lo metterà. La cosa migliore sarebbe mettere i barbari scelti con la furia. Però non c'ho la furia. E allora possiamo accontentarci di un drago infernale più draghetto zap. Curatino per noi, che puzza non fa. Forse era meglio aspettare un secondo. Però draghetto infernal c'è. Draghetto che va a fare delle cose meravigliose. Draghetto zap. Togli quelli a triangolo. Potrei infuriare, ma secondo me non conviene. Forse adesso sì, perché c'ho il golem full life. Un saluto. E il duello è chiuso. Questo, ragazzi, vi dimostra. Mettete deck che sapete utilizzare per prendere il duello, perché è la maggior parte dei soldi se fate due vittorie nette, 3500. Master per noi, ammazza lo spiritello. Quanto va? Lo facciamo subito. Dov'è lo spiritello ghiaccio? Guardate che bello. Danni fatti, c'è da 2000 monete e diventa d'argento. Wow. Ma sapete che la carta
meno potenziata tra tutte quante quelle del 2.6 è Domatore e Scheletrini, che sono ancora di ferro. Non lo sto facendo apposta, mancano i danni. Il Domatore hitta poco rispetto magari a un Moschettiere, le carte quelle che sono più ciclabili, veloci. Hanno potenziato il Minatore e io non ce l'ho, non lo posso utilizzare. Vabbè. Torniamo sulla War. Precedenze e maialini. Preparatevi perché lunedì prossimo alle 20.30, non mancate, ci sarà la live de Grax con Yak Games. Questo qua mi sa che non gioca. Molto calmi, stavo aspettando. Non mi di, ti prego, gioco, ti prego, non mi dire boia, Gran Cavaliere, Valchiria, perché me ne vado. Vi giuro, me ne vado. Potrei andarmene. Qua mi tocca, mi sa, zappà. No, vado in ability, almeno pulisco tutto without problems. Nel momento in cui pulisco, maiali! Poi c'ho la terremoto e c'ho la zap. Quindi danni flash. Metterei una terry. Almeno cerchiamo di togliere la bandit con qualche danno. La zap ci stiamo, ho fatto danni, ragazzi. Guardate i maialini sotto torre, che spettacolo. Ho potuto pure abilitare per fare il tontolone. Non ho abilitato. Comunque, danni incredibili. Mi sa che se vado là con lo spiritello fire gli faccio la torre. Uno, no, attenzione, Tesla per noi, subito guardie. Non ci credo, raga, che oggi andiamo a fare 4 win. Non ci sto a credere. Allora, questa dovrebbe essere vinta. Quindi l'esito probabilmente dipenderà al 100% dal deck Lockbait, che l'ho parzialmente potenziato, quindi sono abbastanza contento. Lì ti devi fermare, Bandit. Il cavaliere al 14 si sente, raga, guarda come mena. Io me ne andrei sulla destra, così che lui non mi dà problemi. Deve mettere per forza il principe, il bombarolo, quello che sia. Ok, danni per noi. Bombarolo si sente, però comunque ho fatto più di 1000 danni. Mi basta mettere in difesa, credo, una easy queen. Esatto. Se lui mi mette il principe, c'ho cavaliere e guardie, non rischiamo nulla. Eccolo che arriva. Piazzerei una Tesla leggermente sulla parte di sinistra, così prendo tutto il range dei maiali. Questa arriva, ci metto le guardie davanti. Devo abilitare Grax, l'abilità, quando te la ricordi. Domatore che comunque parte. Erboia non mi dà problemi, questo lo faccio dashare un attimo qui. Questa se pierde doppio danno. Mi sono preso una dashata da pollo, però vabbè, ho sbagliato, attenzione. Fermi, fermi, fermi. Subito le guardie. Mi servirà una super queen lì, Mi serve una super... non l'ho giocata bene. Per fortuna che c'ho il cavaliere. Vi dirò che se non mi sbriga zappà, me la rischio eppure parecchio. Un attimo. Mamma mia, what a rischio. Insomma, fortuna che è rimasto solo lui. Ci metto la Tesla. Diciamo che per parlare e fare cose l'ho rischiata. È andata bene. 3-0. Adesso deck Lockbait. Vi farò vedere la skill di Grax con un Lockbait, senza log, con un razzo. Mi mancano ancora diverse partite per masterarlo. Gli posso dare i gioielli, glieli diamo subito, ma poi lo completerò richiedendo. Il razzo potrebbe essere anche una di quelle carte che andremo a stellare. Vi dirò di più, ve la stello subito. È troppo bello avere il goblinino sopra, e quindi, anche se a livello 13 non maxata, la goldiamo, ci piace. Poi magari potremo goldare la torre infernale pure, è molto bella. C'è sta pure la Valchiria. Però al momento mi accontento. Namo! Magari il Rocket dà l'idea di essere di livello 14, in realtà di livello 13 il Rocket Gold. Rompo io le danze! Porca miseria, porca miseria. Riesco però a pulire un attimo. Più o meno, Minatore non è che mi piaccia più di tanto. Però posso andare con una Princess a destra. Lui è costretto a difendere. Credo di sì. Nel momento in cui il Barbaro va avanti, Grax ci mette il bariletto. Ok, danni per noi. Molti danni per noi, sono molto contento. Attenzione, Valchiria, mettere la mia Goblin Gang di livello 13. Molto particolare. Poi dobbiamo cercare di... Bella la zappa, vedete, raga, la Goblin Gang mi tocca farla subito. La Goblin Gang sarà una di quelle carte fondamentali. Probabilmente aspetterò il drop degli scheletrini. Nel momento in cui poppa, bariletto per noi, bello in pulizia. E posso andare a mettere la Princesa al ponte, tipo anche così potrei fare. Poi ci metto il bariletto. Esatto. Sempre danni per noi. Goblin Gang molto tranquilla. E quella situazione non mi piace per niente.
quella situation non mi piace. Però c'ho Baril. Non mi piace, ragazzi. Difficile. Forse sarà proprio questa la partita che mi darà problemi. Perché non ho modo per difendere. Il mio log non riesce a prendere tutte quante le truppe. O mi invento qualcosa da top, oppure la vedo abbastanza critica. Subito Princess. Tirerò comunque il bariletto. Riesco a mettere magari qualcosina davanti. Vai Goblin sulla torre. Vai Goblin sulla torre. I danni sono stati molto buoni. Riesco a pulire. Lui non può pusharlo un momento. Esatto. Buona la Princess. Deve difendere la Princess. Io farei tipo così a sto punto. Zappino che resetta. Princess che connette la torre. Valchiria perfetta davanti. Ok. E lui subito è stato costretto a gestire la Valk. Abbiamo fatto un sacco di danni. Abbiamo fatto un recupero clamoroso. Potrei pure cominciare a tirare Rocket. Però al momento calmi. Bariletto davanti. Posso andare a zappare. Se avessi fatto un po' prima sarebbe stato ancora meglio. Però riesco a mettere la Valchiria e questo mi interessa. Ci piazzo la torre infernale. Dovrebbe deviare. Il momento in cui poppa tutto, vado de bariletto. E poi Zappino che va a pulire without problems. Perfetto lo Zappino. Occhio però, perché dietro c'è Starminatore. Non mi dà problemi. Oh, ma ho fatto i danni. Ma io questo... Oh, oh, ma ho fatto la torre. Boni, mi servirà una super Valchiria. Valka, ok. Princess. Ragazzi, 4 win. L'ho giocata male, quello che vi pare. Però ci vedremo pure il Rocket Gold. Sì. Bellissimo. Ragazzi, lo registrate. 4 win. Nel chilling. Forse, correggetemi se sbaglio, questo è il miglior setup di deck che io abbia mai fatto. E ci abbiamo pure il bariletto da masterare. Guardate che bello. Tac, sordi per noi. Bariletto che diventa de legno, mi piace. Ritorniamo indietro. Sono molto soddisfatto. Vi consiglio questi deck. Ve li faccio rivedere 2.6 ciccio deck per fare il duello. In uscite pulitissimi. Mi sono dimenticato lo spiritello. Lo potevo fare. Anzi, lo facciamo. Perché questo deve essere un video perfetto. Purtroppo non c'ho Rocket Max, ma tanto lo richiederò. Per il resto su tutte quante carte di livello 13. Eccolo, 75.000. E lo facciamo. Instant maxato. Ho detto instant maxato a livello 13. Vabbè, comunque ce l'ho già pronto per il livello 14. E maxato, tra virgolette. Questi, ripeto, sui 4 deck. 4 like, 4 iscrizioni, 4 campanelle, 4 codici Grax all'interno dello shop. Se shoppate quello che vi pare. Un bacione, regà. Fatevi sentire, community Royale. Vi voglio belli carichi. Ciao belli. Ciao ciao.